Ecco, una bella vittoria 3-0 con quella ciliegina sulla torta, rigore parato alla fine. Sì, è stata una buona partita, credo il primo tempo un po' sotto il ritmo, nel secondo abbiamo alzato l'intensità e abbiamo trovato dei spazi per farli male, quindi sì, un buon risultato. Rigore parato l'avevi studiato, l'abbiamo intuito? No, sì, mi aspettavo il rigore centrale, ha tirato un centrale aperto, quindi non era una parata di alto livello, però i rigori vanno comunque parati. Quanto è importante essere tornati subito alla vittoria dopo il pareggio di Verona e continuare comunque con una striscia di pochissimi gol subiti in stagione? È molto importante perché ci sono tante partite e ogni clean sheet, ogni partita vinta ci dà la fiducia che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto, quindi è molto importante, era molto importante oggi portare a casa i tre punti. Secondo te qual è l'aspetto dove la squadra deve ancora maggiormente crescere? Credo che si è visto anche oggi, abbiamo fatto il secondo tempo di buon livello, il primo un po' sotto il ritmo, per portare a casa i risultati sempre bisogna farlo per 90 minuti, ormai si gioca tantissime partite e chi riesce a dare più intensità al gioco molto spesso vince le partite. Però forse uno degli aspetti più importanti è, nonostante le tantissime assenze, anche quella di Mattais a pochi minuti all'inizio, anche un giocatore adattato come Alexandro, cioè avete un mantenimento della copertura difensiva molto buona, al di là del rigore non ha mai calciato in porta oggi. Sì, Alex ha fatto un gran lavoro dal centrale di sinistra, l'ha già fatto un paio di volte nella difesa a 3, oggi l'ha fatto addirittura nella difesa a 4, ha fatto un gran lavoro, quindi è importante perché i centrali ci mancano, è importante che quello che gioca al posto di chiunque manca fa bene.